spiegare. Di questi tempi è sempre meglio prevenire che curare. Non si sa mai, ci escludono dalle coppe. Questo video va fatto perché riguarda una partita. Il posto va meritato in Champions League, quindi 4.000 mi piace per avere la prossima intervista doppia, per sbloccarla per quanto riguarda la finale di Coppa Italia Juventus-Atalanta. Qui sotto nei commenti, ragazzi, vi chiedo il vostro risultato esatto più un marcatore per quanto riguarda Juventus-Milan. Chi indovinerà sarà salutato nel video della intro delle pagelle. Provate a indovinare questa partitaccia. Mi astengo dal dire qualcosa e soprattutto OneFootball, primo link di descrizione, migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio, scaricabile gratuitamente per iOS Android. Tiene aggiornato a 360 gradi tutte le notizie che riguardano il mondo del calcio, le ultime ore delle partite, le probabili formazioni, i risultati e soprattutto queste voci di Superlega. Chissà che succederà. Ma per quanto mi riguarda, viva il calcio e che vinca il migliore. Parole che ultimamente sembrano non essere più in voga, visto che vince la partita e magari te la pinda il culo per la Superlega. GG. Vai. Ok, via. Vai. Mi odieranno tutti gli juventini. Ma no, boh. Allora, ragazzuoli, juventini e milanisti, tremate per la Champions League. E per questo vi chiedo di lasciare un hashtag sotto il video e vediamo quale prende più mi piace nei commenti. Ragazzi, lasciate tutti un bel mi piace e qui sotto nei commenti hashtag fino alla fine. Hashtag Milan torna in Champions. Ovviamente sfondate anche il tasto del like a questo video. Dai. Nome: Salvatore. Alfredo. Età: 26. 34. Nome del canale YouTube: Tatino 23. Total Fred. Bacia la maglia e carica la tua squadra. Fino alla fine, ragazzi. Dai, 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 dobbiamo vincere. No good. Dai, Milan, credici. Non mollare proprio adesso. Dai, crediamoci, crediamoci. Per un Milan vincente. Ipi! Urrà! Ipi! Urrà! Ipi! Urrà! 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 Saluta in tre parole l'Inter capolista. Saluto ai cartonati. No, scudetto del tampone. Ciao Inter. È grande. Chi vince tra Juve e Milan? Risultato esatto, pronostico e marcatore. 2-0 Ronaldo. Beh, ovviamente la Juventus è strafavorita a questo match, quindi penso che alla fine la porterà a casa. Risultato esatto, un 7-8-0. Mi odieranno tutti gli juventini. Descrivi in 5 parole la tua squadra avversaria. Vabbè, 5 parole. Sicuramente non vincerete lo scudetto perché Ibra è vecchio, quindi andrà via. 5 parole da Tigresbo. Dico Ibra dipendente e poi che cazzo lo dico? Ma Ibra dipendente sono due, Tati. La seconda squadra di Milano e Ibra dipendenti. Hanno chiuso male, sbagliato in casa. In Italia Leoni, in Europa. Sono finite le parole. Ora dimmi il punto di forza della tua squadra che può battere la tua rivale. Anche i singoli fanno la differenza a noi. La squadra, il gruppo, il giocare di squadra fuori casa, un Milan più spensierato. E adesso dimmi cosa temi più della tua squadra avversaria. Ibra. Cazzo, guardi la mentalità, perché loro in queste partite si trasformano. Quando arriva il match importante, Dybala, che ogni volta che vede il Milan si trasforma nella nostra bestia nera. La Juve-Milan più bella che ricordi? Juve-Milan, qual è stato il più bello? Ah, porco due. Del Piero rovesciato e gol di David Trezeguet di testa. 3 a centro, non ce la fa ancora Del Piero per Trezeguet. David Trezeguet. Che cross di Del Piero. Milan-Juve a cui sono più legato è quello di Manchester. Cioè, scusatemi tifosi juventini, quel rigore di Sheva, gli occhi della tigre. Shevchenko, tiro ed è rete. Rete. Il Milan è campione d'Europa. Prova a indovinare. Fai la tua classifica finale delle prime 7 della Serie A a fine anno. Alla Inter, la rischio, Juve, Atalanta, Milan, Napoli. Siete delle merda. Lazio-Roma. Allora, mettiamo lì, secondo posto l'Atalanta, terzo posto il Milan, Juve e quinto Napoli. Siete delle merda. Sesta la Lazio, settimo il Sassuolo, visto che la Roma non vuole arrivare settima a nessun costo. Ci siamo rotti i coglioni, deve essere schifezza in difesa! Questa pesa, chi vince lo scudetto il prossimo anno? Peride, la Roma, con Mourinho. Sì. Sì, sì, sì. Se la Juventus riuscirà a entrare nelle prime 4, potrebbe vincerlo la Juve. Se la Juve quest'anno non entra nelle prime 4, vedo l'anno prossimo l'Inter strafavorita su tutte. Che voto daresti da 1 a 10 alla stagione finora fatta della tua squadra? 6, perché comunque abbiamo vinto la Supercoppa,
Siamo in finale di Coppa Italia, però sei? Ringrazio tutti per l'affetto. Voglio fermarmi sul 6, perché comunque è stata una stagione positiva. Dipenderà tutto dal finale. Possiamo andare verso l'8 o possiamo andare verso il 5. Hai dei rimpianti per questa stagione? Se sì, dimmi una sola partita che vorresti rigiocare. Beh, di campionato vorrei giocarne... Tipo Juve Fiorentina, Juve Benevento. Beh, non finisco più, raga, la lista è troppo lunga. Una grande stagione davanti ai nostri tifosi. Se proprio devo dirti una partita da rigiocare, vorrei rigiocare i minuti finali della partita col Sassuolo, in cui eravamo in vantaggio per 1-0 e quei 3 punti ci avrebbero messi in una posizione di classifica veramente vantaggiosa in questo momento. Ok, dimmi un giocatore che ruberesti alle prime 7 squadre di Serie A, tolta l'Inter, in ordine di classifica. Allora, dell'Atalanta ti ruberei Ilicic, mi piace troppo come giocatore. Muriel. Del Milan, Teo Hernandez. Sai come finì l'anno Juventus scorso Juve-Milan a Torino? Di Paolo Di Bala, e chi segnò? Un giocatore che io prenderei subito al numero 10, rossonera. Del Napoli, beh, direi Insigne, però dico Dries Mertens. Prenderei Zielinski, la mezzala può fare il trequartista, può fare praticamente tutti i ruoli del centrocampo. Della Lazio ce ne sono tanti che mi piacciono. Ti dico e Luis Alberto. Della Roma, Mkhitaryan della Roma. Prenderei Zaniolo, anche se è un ragazzo sfortunatissimo. E ora esprimi un desiderio, giocatore dei sogni che vorresti prendere al mercato di giugno. Se dovesse andare via Ronaldo, Haaland e Mbappé. Questi due, uno tra questi due, raga. E perché? Perché sono due fenomeni. C'è un perché. Allora, se dovessi esprimere un desiderio, il mio amore per Paolo Dybala è veramente immenso e quindi nell'attacco del Milan sarebbe veramente fantastico. Vediamo, vediamo. Il gol più bello della tua squadra finora fatto in stagione, qual è? Gol più bello finora? Devo pensarlo. Gol più bello chi l'ha fatto? Trabotta. Rabiot, ragazzi. Mamma, mi ha fatto sognare Rabiot quando ha fatto il gol. Non è servito a niente. Ma quale? Quello in Champions. Per Filippo a salire. Centro Rabiot, gol! Voglio premiare la giocata di Zlatan Ibrahimovic contro l'Udinese. Ha avuto l'intuizione di girarsi. La cosa, cercare Ibra, palla che viene toccata, poi Ibra cerca la girata! Zlatan Ibrahimovic! Scambi folli, vediamo se siete dei veri tifosi che difenderanno i vostri paladini. Teo Hernandez per Cuadrado. No. Assolutamente no. Tomori per Demiral. Anche no. Mi tengo Tomori tutta la vita e anzi spero che il Milan lo riscatti il prima possibile. Kier per De Ligt. Chi? Kier. Tatino, Kier per De Ligt. No, mi tengo De Ligt. Ovviamente vado a prendere De Ligt in questo momento. Arthur per Tonali. No, proprio no. Lo scambio Arthur Tonali probabilmente lo accetterei. Bentancur per Krunic. Sarei tentato ma ti dico sempre di no. No, mi viene da ridere perché... Lo scambio lo farei perché penso che Bentancur ha una valutazione superiore a quella di Krunic. Però nessuno dei due giocatori mi fa impazzire. Lui secondo me ha una sua strategia per crearmi della confusione. Salemaker per Kulusevski. Neanche, me lo tengo. Ma ho un debole per Kulusevski, quindi accetterei questo scambio anche oggi. Dove devo firmare? E io ti dico dietro, perché non è che stiamo parlando di Ronaldinho, eh? Morata per Rebic. Me lo tengo Morata, anche se non rinnova sicuro. Probabilmente rifiuterei. Rebic nel Milan è più che altro un esterno. Più importante Rebic per questo Milan. Quiz, vediamo chi ne indovina di più e non vale sbirciare da internet. Quante Coppe Italia ha vinto la Juve? Aspetta. Ehi Siri, quante Coppe Italia ha la Juve? La Juventus giocherà contro l'Atalanta nella finale della Coppa sì, Italia. Sì, avessi solo. Mi pare 9. Tu Fred dimmi, quante Coppe Italia ha vinto il Milan? Il Milan ha vinto 5 Coppe Italia. Tatino. Come finì la Juve-Milan dell'anno scorso? Quella a Torino. E chi segnò? L'abbiamo perso 4-2. Ronaldo. E poi ha rimontato il Milan nel secondo tempo. Non mi ricordo chi ha segnato. Sai che anno il Milan vinse la sua ultima partita a Torino? E quanto finì? Dovrebbe essere il 2011. C'era Allegri. Non mi ricordo un gol di Gattuso. Se non sbaglio finì proprio 0-1 con gol di Gattuso. Ora dimmi, con la maglia della Juve ha fatto più gol Morata o Vidal? Morata. E con la maglia del Milan ha fatto più gol Kakà o Ibrahimovic? Ora, considerando anche la seconda avventura di Ibra al Milan, credo abbia sorpassato Kakà. Dico Ibrahimovic. Juventino, dimmi chi ha fatto più presenze tra Bentancur e Szczęsny? Penso Szczęsny. Anche se hai già vinto lo scontro, dimmi chi ha fatto più presenze da Shevchenko e Pirlo. Shev ha avuto anche una seconda avventura nel Milan, però ha giocato veramente poco. Non lo so, direi Pirlo, forse Pirlo. E per chiudere, dimmi il numero di maglia di Frabotta. 38 mi pare. E tu dimmi quello di Gabbia. Il numero di maglia di Gabbia è il 46.
Preferiresti, domanda bastarda, vincere 5 Champions League di fila chiudendo tutti i tuoi social o arrivare sesto senza smettere di fare video? È una bastardata questa, cioè non posso chiudere i social, cioè devo guardare anche il mio, quindi no, dico social, cioè arrivare sempre sesto. Ho capito, lo fai video. Potrei scegliere le 5 Champions, chiudere i social, però il Milan mi deve prendere a lavorare. Cioè devo andare a lavorare nel Milan, fatemi fare qualche cosa, trovatemi un Milan, assumi questo povero ragazzo, vi do 5 Champions League e siamo tutti quanti felici. Presidente, allenatore e giocatore, facciamo tutto insieme. E come ultima, preferiresti avere un figlio milanista e vincere con la Juve un trofeo all'anno o avere un figlio juventino con il quale arrabbiarsi insieme vincendo un trofeo ogni 10 anni? No, avere figlio milanista è comunque battibeccare, se ci sta secondo me. Tu invece, Fred, preferiresti il figlio milanista? Ma io mi prendo il figlio juventino, lo piglio per il culo tutti gli anni, litingo la stanza di Rossoneno, tanto vivi a casa mia e quindi decido io, e mi becco un trofeo a stagione. Quindi, bello mio, io stare lì a soffrire con te con un trofeo ogni 10 anni, no, già dato questi 10 anni, quindi... Ora dimmi, 3 giocatori più grandi che hanno fatto la storia del tuo club. Scirea, Boniverti e Del Piero. Gianni Rivera, Marco Van Basten e Riccardo Cacà. Ciao ragazzi, un saluto da Tettino 23 e sempre Forza Juve. Ciao a tutti ragazzi, grazie Arway per avermi invitato. Ciao Tatino, in bocca al lupo per questa partita importantissima. Dato dal Fred è tutto. Bella, sempre Forza Milan, dai ragazzi.